amici telespettatori di Legnano Web TV, un buonasera da Axel Paderni. Come vedete siamo qua nella bellissima pista del ghiaccio di Faido in Canton Ticino, uno degli impianti più all'avanguardia nuovi per le discipline del ghiaccio, e scopriremo meglio la disciplina del curling con il Golf Curling Club di Faido, con la direttrice segretaria organizzativa Raffaella Barbieri, che insomma ringraziamo ancora una volta per averci aperto le vostre porte. Ma ci mancherebbe. Beh, parlando un po' dell'attività del vostro club, chiaramente stiamo assistendo a degli allenamenti e anche una gara sociale, ma ci vuoi raccontare un po' quando nascono le vostre attività? Allora, noi siamo partiti prima del 2007, poi una cosa, l'altra e l'altra, e nel 2010, quest'anno festeggiamo il decimo, abbiamo creato proprio questo Golf and Curling Club. E adesso quest'oggi appunto è il secondo anno che facciamo i campionati sociali. Bene, parlando un po', quanti atleti avete, soprattutto quanto riuscite a sfruttare questa pista per questa attività? Allora, noi facciamo allenamento tutte le domeniche mattina e a volte anche la sera, ma è già più raro, e poi facciamo dei tornei. Adesso quest'anno ormai va come va, però facciamo tornei di due giorni, facciamo il classico torneo della Befana, che sono 6 anni che lo facciamo adesso, e poi facciamo un torneo di singolarmente, ci si iscrive non a squadre ma singolarmente, e poi vengono estratti a sorte le squadre, ed è carinissimo perché uno si trova a fare lo skip che non l'ha mai fatto in vita sua, e poi si finisce con una classica fondue al formaggio. Ahimè, insomma, questo è effettivamente, anzi l'altra sera proprio con la mia compagna ce la siamo mangiati, perché ahimè questo è il periodo proprio della fondue al formaggio. Parlando invece chiaramente invece di competizioni, che genere di competizioni invece fate a livello nazionale? Allora, a livello nazionale nessuna, perché sono tutte gente che è amatoriale come club, non è che si va a fare i tornei anche oltre Gottardo, nella Svizzera interna e così, quello sì, ci sono squadre che vanno, ma veniamo anche in Italia, fanno diverse, abbiamo una 50 di soci, che non è una stupidata per il nostro club. Beh, insomma, io ti ringrazio, vi faccio i complimenti, soprattutto quello che mi ha colpito è veramente la grande disponibilità, un po' il grande che, insomma, le persone sono qua col sorriso proprio e hanno una grande voglia di stare qui assieme, e questa è una cosa fantastica. Certo, il curling è veramente uno sport conviviale da soci, proprio dall'amicizia, se si vuole, no? Io mi trovo veramente bene, purtroppo non posso più giocare per motivi miei, ma è uno sport che unisce, che poi sempre chi vince paga e mai chi perde. Bene, siamo qua con una delle memorie storiche del curling di Faido, Renato Pedrini. Quando è che è stato fondato questo club? Questo club è stato fondato 10 anni fa, o un po' con qualche mese di più. Era il ottobre del 2010. Lei è stato uno dei pionieri di questo sport in Svizzera, è stato tra i primi giocatori proprio di questa nazione. Ma però questo è un po' esagerato, no? Io il curling con mia moglie l'abbiamo visto 1985 nei Rocky Mountains. Vabbè, chiaramente ho voluto un po' esagerare, però chiaramente lei è stato uno dei pionieri in questa zona, soprattutto dell'Alto Ticino. Ma qui è così, siamo su una nazione o una valle del disco su ghiaccio, no? L'hockey club, tutti questi hockey club. Devo dire che Faido è poi anche il decano dell'hockey in Ticino, non era Ambrì perché aveva più ice time che Faido, però Faido è il decano dell'hockey.
Allora, per rilanciare la valle, soprattutto con l'Altransit, così, si voleva dare qualche motivo di rilanciare turisticamente per i locali e anche per i forastieri, no? C'era un progetto che di momento sta nel cassetto, è di fare il golf a Faido. Io sono stato chiamato e dopo, quando ho visto questa pista e questo ghiaccio, e sono stato ispirato dal Canada, lì ci sono Golf and Curling Club, più di 100, ho lanciato l'idea di fare partire questo Golf and Curling Club. Adesso oramai, come avrà visto, ha dato un successo fantastico. Io sono molto contento di vedere tanta gente. Se puoi vedere, abbiamo 6 rings. Momentaneamente, per il corona, siamo limitati a 3 rings, però Faido sul curling avrà ancora molto molto più futuro, no? Beh, io la ringrazio veramente, insomma, diciamo che è grazie a persone come lei che tante persone possono allenarsi e possono soprattutto praticare questa bellissima disciplina. Bene, siamo con uno dei partecipanti del torneo sociale di questa sera a Faido, Elia. Beh, che dire, comunque grande divertimento, sinceramente mi sono divertito anch'io un po' da fuori. Ma sì, guarda, è uno sport che io ho conosciuto solo l'anno scorso, ho cominciato un po' a praticarlo perché dei miei amici venivano qua fino a Faido a giocare e mi sono buttato, pensavo fosse uno sport poco faticoso, ma in realtà si rivela anche uno sport interessante per quanto riguarda la strategia e la fatica non manca. Ovviamente stasera abbiamo preso un po' una scoppola da gente che è molto più brava di noi a giocare, ovviamente, però andremo avanti dal momento che c'è questa attività, questa possibilità a migliorare in questo sport, si spera. Appunto, mi stai dicendo che solo da poco più di un anno hai abbracciato questa disciplina. Appunto, diciamo che magari da fuori non è che sia tanto la sensazione che è una disciplina faticosa. No, guarda, ci sono sicuramente discipline molto più faticose del curling, però a me piace tanto il lato strategia e un po' come devi pensare al gioco, non è solo la foga e la forza. Io faccio anche un hockey e lì è molto più la prestazione tra virgolette fisica e la forza. Qua invece si tratta un po' più di magari anche quello che sportivamente magari fa un po' più fatica. In questo sport può prevalere su chi magari sportivamente è più prestante. Ma senti un attimo, se tu dovessi, visto che sei comunque un giovane, se dovessi consigliare ad altri giovani di venire a praticare questa disciplina, che cosa è che gli diresti? Ma di buttarsi, perché anch'io forse inizialmente posso ammettere che ero scettico e mi sono lasciato convincere, ma sono contento di essermi fatto convincere dai miei amici e adesso io, cioè, quello che dico è proprio di buttarsi, perché è interessante. Poi provando si può scoprire qualcosa di nuovo e via.